Signori, in questo video c'è una sorpresa. Vi ricordate, come dico sempre quando parlo, quando diciamo all'inizio di un video dico: buonasera, benvenuti, io sono VivisHector, questo è il mio canale, seguite il link in basso nella descrizione. Adesso andremo a giocare, seguendo appunto la scia della lore di tutti i personaggi che sto facendo di Drill Kill, andremo a giocare Oddball, che sarebbe quello là che è tipo senza braccia, che o che ce l'ha legate dietro la schiena. Vi ricordate anche che in ogni video, se avete visto, avuto modo di essere in live con me o vedere altri video dedicati a Thrill Kill, dico sempre: questo è un gioco leggendario, non esiste originale. Se vedete qualcuno che li vende formato PAL originale, sappiate che comunque è un gioco falso e non esiste. Faccio sempre questa premessa. Poi dico che questo gioco, seppur fu cancellato, gli assets di Thrill Kill sono stati utilizzati per creare un altro gioco. Scusate l'intro lunga, ma è perché vi devo fare questa sorpresa. L'altro gioco in questione, che vi nomino sempre, qual è? Non so se qualcuno in live lo nomina. Va bene, buonanotte Diabolicus. Non ti preoccupare, uno non deve donare per forza. Non è, come ha detto Zodiac, non è un obbligo. Anzi, guarda che a uno streamer fa più piacere la presenza, la viewers, che tutto il resto. Almeno a me. Almeno a me. Comunque, gli assets per questo gioco sono stati utilizzati poi in un altro gioco che ha avuto poi l'uscita, cioè che l'hanno fatto sia in formato fisico che appunto in formato originale. Il gioco in questione è Wu-Tang si chiama, Taste the Pain. In Europa, perché in America c'è un altro nome, ma ve lo dirò a tempo debito, perché me lo sono procurato. Eccolo qua, ragazzi. Wu-Tang Taste the Pain. Vi farò vedere, dopo aver finito Thrill Kill, dove sono finiti gli assets di questo gioco, che appunto fu cancellato. E l'ho trovato stranamente in un mercatino della mia città. Una volta che un mercatino dell'usato c'ha qualcosa, l'ho trovato lì. Per una volta nella vita. Comunque. E l'ho pagato pure poco. Perché su internet sta tipo 30 euro in su. Io l'ho pagato molto meno. 10 euro. Eccoci qua, allora. Minchia, che differenza di volume. In che senso? Il numero di colore della mia barra. Qualcuno ha visto. Ah, vedi che sì, le cuffie quelle là buone, fra virgolette, da gaming. Io non ho mai più messo per qualsiasi cosa il volume al massimo. Mai più. L'ho sempre messo o la metà o anche meno della metà a volte. Che quando le cuffie appunto sono di qualità superiore, non c'è bisogno che uno deve mettere tutto il volume al massimo perché non ti sfondi i timpani. Allora, abbiamo detto che andremo a fare Oddball, eccolo qua. Il pazzo. Facciamo questo, che dovrebbe essere quello là ammanettato. Alla tromba di Eustachio. Ah, non ho detto. Non ho parlato, mo metto la pausa e lo faccio. Dobbiamo leggerci la lore di Oddball. Questo che cazzo ha passato? Sicuramente a qualche psicopatico. Sì, e vai, è quello ammanettato, quello che volevo dire. Allora, Oddball, andiamo a vedere chi è.
Non c'è manco qui. Com'è possibile? Ah, eccolo. Allora, Raymond Rastak era un 31enne dell'FBI. Ah, no. Era il profilo di un 31enne serial killer che aveva appunto l'FBI nei suoi server. Nato a Belfast. Vabbè, questo non ci interessa. Ah no, era proprio. Ok. No. Era proprio un agente dell'FBI. Era uno che praticamente inserisce i profili dei serial killer. Tipo magari quando uno li mette nel computer. Dopo aver tracciato per anni i serial killer, ha perso la testa e ha cominciato ad apprezzare il loro senso artistico. Cioè quello dei serial killer. E così Abby si è cimentato in una serie di appunto uccisioni che gli hanno dato il soprannome di Oddball. Estremamente intelligente e privo di compassione. Wow. Questa è la storia, insomma. Era uno che inseriva i profili dei serial killer per l'FBI. Ha cominciato ad apprezzarli ed è diventato lui stesso un serial killer. Scarso come la merda. Oh, che si è dormito quello? E non lo lascia più, guarda. Guardate. Ma guardate, guarda. Ah, l'hai mollato finalmente. Te l'hai tenuto 3 anni abbracciato, mortacci sua. Ha preso a quell'altro. Ma mi hai rotto il cazzo, l'ammazzo subito, mammut de merda. Ok. Cazzo de mammut, fa perdere solo tempo. Raga, non sto facendo la versione con la musica perché il file crasha alle volte, quindi faccio questa che non c'è la musica di fondo, anche se, lo ammetto, è brutto da ascoltare, è vero. Cazzo dice? Prova a liberarsi, che fa? Si è bloccato. Ma non mi sei mai chiamato. Me la so chiamata da solo, incredibile. Come si prova a mettere l'altra appunto versione. Meno male, vedi che faccio i salvataggi. Quick save. Vado a farli ogni fine, ogni morte. Delle immagini dei maschi che si inculano. Raga.
Cazzo le ossa. Ah, è un cesso da usare, porca miseria. Cazzo di mosse in culare, boh. Ah, è una corda questa che c'ha dove. Pensavo fosse delle manette. Poi ci ha attaccato con la corda. Che forza c'ha questo per schiacciare la testa uno e spazzargliela, calciarla via? E poi a piedi nudi, che forza c'hai? Tacci tu. Animo, tacci, mi mettete sempre in mezzo, bastardo. Oh, non gli riesco mai a fare la mossa con questo. Fammi vedere che cazzo fa così. Niente, se lo vedi. Oh, ciao Lord, buonasera, anzi buonanotte perché... Ma stavi qua? Non mi ricordavo, volevo fare questa qua del twist. Va bene, Lord. Grazie mille, allora, buonanotte. Andatene a fanculo, a pensare con la rapidità così. Fanculo, fanculo. Adesso qua non finiamo più. Non mi sembra tanto intelligente questo. Yeah.
Mamma mia, che dolore. Che cattiva, questa è cattiva, non lo so. Però non lo sopporto più questo suo. Una doccia di sangue. Bloccato nell'angolo, sì, vieni qua. Buonasera, bel giuzzo, non mi trovi a quest'ora, lo so, perché mi sono prolungato a fare drill kill e ho fatto due chiacchiere proprio prima di drill kill, perciò. Sono trattenuto un'ora in più e poi anche perché ho iniziato un'ora più tardi oggi, quindi. Oggi però sto quasi per finire, completo Oddball, poi stacco pure io. Gira e volta staccano sempre testa. Perché Dottor Falso stacca la testa. Oddball stacca la testa. E basta. Ma c'è un personaggio che è il pannolone, sì.
Cletus. Vai a dormire? Vabbè, rimani un po', no? Se puoi. Guardati il fantastico finale di Oddball. Sei appena arrivato, già avevi io. Va bene, buonanotte. Ci si mette Oddball, manco di far capire niente. Perché mo sta, prende a calcio pure questo che c'ha la mascella di ferro. Wow. Forza. Ancora presto per Kane, no? Dovrebbe esserci un altro livello per Kane. Infatti. Begin. Sono beccati tutti tranne Mammut, eh?
Bella donna, perché manca Bella donna, io l'ho fatto. È uscita proprio Bella donna. Come che esciamo insieme a Kane? Mammo. Che si vedono i muscoli, è spettacolare però. Va subito. Marucca, siamo alla fine, dai. Pazienza, un po' di pazienza. Thank you.
Rabbia di Dante, che si è chiamata sta mappa. Stare in inferno. Finale di Oddball che si vede anche all'inizio. Cosa rappresenta questo finale? Voglio proprio vedere se c'è scritto. Niente, nessuno lo spiega. Vabbè. Finale dove viene praticamente rinchiuso in manicomio. Si capisce. Comunque, vi ringrazio per la visione, ragazzi. Questa volta chiudo la live. Auguro la buonanotte o il buongiorno, magari se state vedendo questo video in piena mattinata. Invito come sempre a seguire i link in pass, i link in basso. Potete fare anche compere utilizzando Instant Gaming o Amazon, mi date un piccolo aiuto anche in quel caso, che a voi non costa nulla in più. Grazie ancora e buonanotte, ragazzi. Si va da Retro Tributi che fa parte di Azione Catodica. Skull. Finali sempre più cringe. Più vado avanti, più ci sono finali cringe.